Pesaro 2024 chiama ad esprimersi sul futuro le nuove generazioni. Lo fa con il progetto WeYouth ed il supporto della Fondazione Vanda di Ferdinando per un progetto che coinvolgerà più di 200 studenti e studentesse da tutta Italia in 5 tappe pensate come maratone didattiche di 3 giorni non stop. We Youth è un'associazione under 25 eh, proveniente da tutta Italia di studentesse e studenti che si propone di eh, promuovere eh, un attivismo giovanile e quindi di rendere i giovani consapevoli della società che ci circonda. Come lo fa? Eh, lo fa attraverso l'organizzazione di laboratori basati sul, eh, sulla sfida. Dunque viene posto un problema e i giovani in gruppo devono trovare la soluzione con eh, un po' di intuizione, molta ricerca e anche molta creatività. E noi questi giorni qui a Pesaro e eh, durante l'anno porteremo diversi laboratori sulle tematiche di Pesaro 2024 eh, che sono la natura, la cultura e la tecnologia. Cercheremo di fondere questi tre aspetti eh, per avere delle soluzioni sostenibili ed innovative. I laboratori sono eh, disseminati in tutto l'anno, avremo diverse tappe eh, tra eh, maggio, settembre e fine anno, le restanti ne abbiamo già fatte due e noi promuoviamo l'evento con le scuole perché chiediamo la partecipazione attiva delle scuole, dunque mandiamo una comunicazione ai dirigenti scolastici, alle segreterie e chiediamo la partecipazione poi attiva dei docenti che devono iscrivere gli studenti al laboratorio. Sì, è un progetto molto interessante, molto articolato, reso possibile anche una volta di più dalla collaborazione con la Fondazione Vanda di Ferdinando, va molto anche nella direzione è annunciata anche già nel... Dossier di candidatura: di creare percorsi di comunità, percorsi ampi di coinvolgimento, in particolare dei giovani, in questo caso per raccogliere delle proposte, dei ragionamenti, dei progetti che verranno valutati proprio in questo periodo. Un coinvolgimento attraverso We Youth di, tutte le, di tantissime realtà, eh, non solo della provincia ma anche del resto d'Italia, dei diciamo, ragazzi dei livelli delle scuole superiori e che si ritrovano in diversi momenti di confronto, un confronto alla pari, fondamentalmente in cui. Portatori di esperienze, raccontano e si confrontano con coetanei, quindi un accrescimento anche diciamo non per forza frontale, ma di scambio vero e proprio, e che porta a diverse progettualità che riguardano intanto i filoni che sono anche alla base dell'ispirazione della natura e della cultura, del dossier, quindi di come tenere assieme arte, tecnologia, creatività e sostenibilità nei processi creativi e anche poi nel, nei progetti che riguardano i giovani in generale, in questo caso la possibilità di confrontarsi, di valutare e anche poi diventare anche spunto per l'amministrazione, partire anche dalla nostra, magari per studiarne una messa in pratica. Comprendiamo l'importanza dello studio nello sviluppo della persona e quindi abbiamo deciso di sostenere con fiducia Way Youth nel suo percorso di presa di consapevolezza delle giovani generazioni sul territorio di Pesaro, perché per noi è importante pensare alla presenza dei giovani in un dialogo intergenerazionale anche nei bureau e nei, mh, nei consigli di amministrazione, nei luoghi importanti, quelli decisionali, e questi giovani che partecipano a questo progetto domani potranno incidere, anzi oggi speriamo, dopo questa esperienza potranno incidere sul nostro territorio. La Fondazione Evanda di Ferdinando ha come obiettivi l'istruzione di, di qualità e la parità di genere e abbiamo scelto proprio con fiducia di sostenere eh, questa esperienza.